Beh, sicuramente è un progetto che Mister Rossi ha sposato in pieno, ha unito dei ragazzi di tante scuole diverse, come le altre per carità, ma in maniera molto più, secondo me, omogenea. Eravamo squadra, eravamo gruppo fino adesso, lo siamo tuttora anche se abbiamo perso. E quindi ecco, il percorso è stato un percorso eccezionale, ci siamo conosciuti tutti in campo pian piano, siamo cresciuti insieme e siamo arrivati fino alla semifinale. Purtroppo non ci ha detto bene all'ultimo, ma siamo comunque contenti di aver giocato tutti insieme e di esserci amalgamati il più possibile. Che delle altre rappresentative, lui forse con un po' più di esperienza è veramente un bel giocatore là davanti, nel senso tiene comunque la squadra, tiene molto palla, la protegge, fa sponda sui giocatori rapidi laterali che hanno, il centrocampista loro che ti giocava tra le linee, tra noi, tra la difesa e il centrocampo, e ovviamente ci hanno messo molto in difficoltà perché sapeva tener palla bene. E sotto l'aspetto realizzativo sappiamo che il giocatore è importante, l'abbiamo tenuto il più possibile senza troppe difficoltà, diciamo, anche se poi il risultato è stato quello, anche se poi ha segnato. Il primo gol si poteva evitare sicuramente con una scalata centrale, ma è andata così. Allora, guarda, sicuramente la prima che viene a tutti in mente è la concretezza sotto porta, quindi questo qui è stato oggi il nostro grande difetto. Altre volte l'avremmo fatti probabilmente su 5, sicuramente 3 al primo tempo, perché sono state evidenti occasioni da gol che giocatori come Popa o Savo Guarnieri non sbagliano. Oggi hanno sbagliato, ovviamente il calcio è anche fatto di errori, quindi il tuo errore è... purtroppo ti porta poi a perdere le partite, come gli errori difensivi ovviamente. Il mister sarà confermatissimo il prossimo anno perché, ripeto, ha creato una squadra, ha creato un organico anche a livello di tattico che pochi altri allenatori delle rappresentative hanno cercato di fare. Quindi completo, organizzato, noi ragazzi siamo più che a disposizione del mister anche per il prossimo anno, lo seguiamo ovunque, anche io poi con la magnitudo ovviamente sarò con lui il prossimo anno, quindi su questo il mister Rossi è un grande a tutti gli effetti. Diciamolo, con la magnitudo il prossimo anno in Serie A, perché va sottolineato e ricordato. Grazie Asciuto e buone vacanze, ce n'è bisogno. Anche a voi, ciao ragazzi.